sono alla frutta, ci sono al dessert proprio perché veramente sono stanchissima oggi. E quindi vi chiedo innanzitutto scusa per la superficialità estrema in confronto a quella di Anna e di Daniele del mio saggio, che è assolutamente solo un draft inconclusivo, molto generale, e vuole dare delle idee su questo argomento e vuole comunicarvi delle scoperte che io ho fatto e che mi sembrano interessanti, che sono anche molto ben collegate a quello che è stato detto finora, quindi penso che sarà comunque interessante. Io ho preparato il mio lavoro in inglese perché scrivo in inglese per questo progetto di ricerca, però chiaramente, come vi ho detto, siccome è inconcluso, incompleto, farò un po' di hopping qua e là, parlo di lingue, quindi magari vi faccio vedere tutti. Vorrei cominciare con una citazione, e la citazione è questa. Di quegli anni mi rimangono indelebili tanti ricordi che la memoria, divenuta asfittica negli anni della crisi permanente, non è riuscita a cancellare. Su tutti il ricordo più caro, il regalo più prezioso, l'immagine di mia madre, si è sovrapposta a quella di Epice, fino alla cristallizzazione in un più alto ideale femminile che unisce alla bellezza fisica e le forme generose, e anche mia madre ebbe, l'intraprendenza e il piglio di Epice, che mia madre non ebbe. E anche oggi che lei non c'è più, sono comunque grato alla vita d'avermi dato Gina in madre. Il piccolo carabiniere, uomo inadeguato, la seguirà 6 mesi dopo al termine di una vita che in fondo non ha mai capito. E questo era il padre, erano 2 righe. Ecco, comincio con questo perché avete capito, il riferimento è Vige Fenech, la protagonista di 2 film che sono citati, inclusi nel titolo Nuda Calle e Coscia Lunga, cioè quel gran pezzo dell'Ubalda, Tutta Nuda e Tutta Calda, e Giovannona Coscia Lunga, risonorata con onore. Il primo del 1972, il secondo del 1973, che sono dei cult movies, sono veramente famosissimi in Italia e sono sicura che qualsiasi uomo italiano presente, che ha vissuto in Italia, anche giovanissimo o non più giovanissimo, che ha vissuto in Italia per un po' di tempo, conosce questi film, e vediamo perché insomma, sono stati prodotti nel 71, nel 72 e nel 73, come vi dicevo. The question I put down my research was to investigate in what ways the representation of the female body as a highly eroticized sexual commodity shaped and reflected different constructions of femininity. Constructions of femininity that vary from liberating icons, as I said, to post-feminist masquerades. In my presentation, I will map out the process through which such representation intercepted Italian cinema in the late 1950s and shaped the motifs, themes, and icons of commedia erotica italiana, that is a corpus of B-movies centered on sexual topics, situations, and subjects produced in the 1970s and early 80s. Finally, I will very briefly discuss how the representation of women as a sexual commodity has migrated to television during the age of Berlusconi, that is from the 1980s to date, through a process of differentiation, as sociologist Scott Lash has theorized, and we will talk about that later. I would like to argue that the entanglement between socio-economic and political power, media celebrity and female beauty constitutes that which Angela McRobbie has named new sexual contract in the specific context of the Italian case. As I said, the Nuda, Calda e Coscia Lunga on my title refers to 2 cult movies of the commedia erotica italiana, quel gran pezzo dell'Ubalda, Tutta Nuda e Tutta Calda, by Mariano Laurenti, 1972, e Giovannona Coscia Lunga, disonorata con onore, che è questo qui, 1973, by Sergio Martino. First, a question that is also a methodological premise. Why and to what extent is the hypersexualized representation of female body related to the age of Berlusconi? So why are we? Because I said, my premise was since the 1950s,
there was this kind of characterization in Italian cinema. And I'm talking about a very specific Italian cinema genre, not the classical comedy or the classic Italian film. Although the process of hypersexualization has affected the female body image in the United States and in other Western countries as well, the escalation of the phenomenon in Italian cinema and television, particularly from the 1970s to date, has been very strong. And it seems to be related to regressive socioeconomic conditions. This is what they say. Since the late 1970s, regardless of the demographic changes, Italy has one of the lowest fertility rates in Europe. Regardless of the advancement of the laws against gender discrimination in employment and education, the rising education levels among women, and the prominent position of Italian feminist thought, the socioeconomic condition of women in Italy appears to have had minimal advancement. This is true for social and political life. For instance, according to the Italian Institute of Statistics, ISTAT, in June 2010, 46.1% of women had jobs, and I suspect that they are going to be less now or more. And it was the lowest rate in Europe above Malta. Statistics also show a clear revival of professional, and I'm quoting from ISTAT, of professional gender segregation, where symbolic examples are the meager percentages of women in senior operational roles, 3 and 93% in parliament. In senior operational roles is 3.93%, and in parliament is 14%. In reality, as Italian sociologist Fabio Dei has argued, Berlusconi's cultural hegemony has offered a new trama di senso to Italian society, while leading the country into the neoliberal socio-economic system, transforming the moral and aesthetic codes and promoting a sort of, and I'm quoting, individualistic revolution. This trama di senso is comprised of new aesthetic models, linguistic uses, gender relations, ways to understand entertainment, friendship, love, the body, and intimacy, most of which place women in asymmetrical relations of power. These changes have elicited a harsh debate in public discourse and media, literature, and everyday life. For example, philosopher Michela Marzano stigmatized this sociocultural phenomenon as a deep regression, quoting Marzano, a deep regression of society, and emphasized the return of repressive and male chauvinist statements and attitudes. The media expert Lorella Zanardo, and with her web documentary entitled Il Corpo delle Donne, denounced the exploitation of the female body in Italian commercial television and became a national mediatic case. On February 13, 2011, a mass demonstration named after Primo Levi's book Se non ora quando, if not now, when, brought more than 1 million Italian women to the street in protest against gender discrimination and hypersexualization of female body. So, anche se possiamo ritenere che queste osservazioni siano discutibili, comunque c'è un movimento di massa che è stimolato da queste osservazioni. C'è un attivismo molto forte, molto potente contro la gender discrimination e la hypersexualization, la ipersessualizzazione del corpo nella televisione in India. English scholar Danielle Hipkins, who happens to be here on my left, brilliantly claimed that a beauty trade-off, and I'm quoting Danielle, system of control has been in place in Italy against women since the 1950s. I would also like to argue that the specific production of Commedia erotica all'italiana of the 1970s and the modalities of its migration to commercial television in the early 1980s further problematizes this perspective. My analysis of B-movies from the 1970s and 1980s has elicited the patterns of signifiers, politics of gaze, cultural preferences and relations of gender power that connote not only the representation of the female body as a strategic response to cambi di società, cambiamenti nella società, including women's sexual liberation and economic advancement, but also its relation to the proliferation of media and art industry, particularly commercial television. Now, let's go to the apripista, the forerunner. I lost it. This iPad is kind of, when a person is, you know, done. The apripista, the forerunner. Since the late
1950s, years of profound transformations, the civilized media have intercepted the anxieties about gender identities and sexuality. Michele Giordano, a fan and expert on commedia erotica, defines Alessandro Blasetti, and we're talking about one of the fathers of Italian cinema, he defines him as the apripista, or the forerunner of the genre of the commedia erotica. Blasetti's apripista film was Europa di Notte, 1959, made with a team of high-quality collaborators who would then join the teams of Nino Rota, the musician of Bellini, and Pietro Germi. Lino Michicchia affirms that l'innocenza soggettiva del progenitore inconsapevole del film sexy, Alessandro Blasetti, è accertata. He was totally innocent. He didn't want to shoot a commedia erotica at the beginning. However, the great revenues of the film were very attractive for other directors and producers, and for Blasetti himself, who in 1961 shot Io amo, tu ami. And Michiquet says here that the second film was not as innocent as Europa di Notte was. While Europa di Notte is a sort of documentary set in several nightclubs around Europe, Io amo, tu ami is more explicitly constructed to please the scopophilia gaze of the spectator, like in other movies you're already at this point. Although it pays tribute to the Catholic sexual moral. For example, in showing a woman while breastfeeding her baby, her generosa femminilità titillates the male's voyeuristic gaze while reassuring the audience that what they see is just the distesa serenità di una madre che allatta il proprio figlio. And I'm quoting from the commentary of the film. There is a voiceover comments on that, on those scenes. In reality, as Giordano highlights in a series of technical instructions and comments on the screenplay of Io amo, tu ami, one can find the entire repertoire of techniques and motifs typical of the commedia erotica italiana of the 1970s already here. So Alessandro Blasetti was giving instructions and suggestions to the shooting of the film, for the shooting of the film. And we have voyeurism, the peeping tom, sexually allusive imagery, and irony of feminism already. Here are some working notes taken from the screenplay written by Blasetti himself. 1. Donne fotografate dal basso, per cogliere le cosce laddove si può arrivare, soprattutto se sono donne conosciute. Donne beccate nel momento in cui aprono la bocca per mordere la banana, riprese dall'alto per cogliere tutto il contenuto di un decolleté. Eccetera, eccetera. Numero 2. Non dimenticare i buchi delle serrature dalle quali il ragazzetto, tra parentesi, ed il nonno, spiano lo spogliarello della serva. E qui abbiamo tutta la commedia erotica degli anni 70 e 80, insomma, tutto il filone familiare della zia, la nipote, la cugina, la sorella. Numero 3. Suggerimento dello spogliarello di una nebbia sotto la doccia, quindi non solo sotto la doccia, ma anche. Numero 4. Questo è un commento posteriore. Fu chiesto a Martin Carroll di farsi scattare mentre tentava un colpo al biliardo. Ottenuto il consenso, il fotografo inquadrò attraverso le due palle del biliardo le due sfere che si affacciavano dal decolleté della donna curva con la stecca in mano. Oltre al pendant in questione, risultò piuttosto scabrosa l'immagine della stecca maneggiata dall'attrice tra le quattro sfere. Numero 5. La femminista. L'avevo vista mentre partecipava a una discussione femminista, la rivide a sera in una taverna di Trastevere. Le era accanto un enorme uomo mal vestito che le mordeva sangue il braccio mentre lei sussurrava, sono la schiavettina tua. Ecco, quindi proprio c'è questa cattiveria parodia contro il femminismo. Devo tradurre in inglese? Ho già tutto tradotto pronto se non devo leggere. Quindi dicevo, queste commedie degli anni 50, e ce ne sono una serie poi, Blasetti apre la strada con il cosiddetto Europa di Notte, appunto, e Io amo, tu ami. A Blasetti si affianca un altro tipo di film, che è il Cinema Mondo, di Jacopetti, che è una ausiliare di Blasetti, e che realizza una serie di documentari che ritraggono delle situazioni esotiche, etniche, soprattutto con persone di colore, animali, eccetera, molto provocatori. Ecco, e anche questo
riporta dei temi e una specie di forma dell'enunciazione, insomma un linguaggio cinematografico che poi verrà ripreso nella commedia erotica. Cosa succede alla fine degli anni 60? Quindi c'era appunto questo background già pronto come stilemi, come forma dell'enunciazione e come temi. Allora, alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, questo lo sapete tutti, c'è una grande produzione di film molto provocatori, i famosi classici ormai di Pasolini, la trilogia della vita, e anche Fellini, anche la stessa Dolce Vita con la sua presentazione dell'Harem, per esempio, sono dei temi che poi verranno riproposti. Verranno riproposti nella commedia. Abbiamo poi Le tentazioni del dottor Antonio di Fellini, Boccaccio 70 e Satirico di Fellini, ma ne abbiamo moltissime anche di Pietro Germi, quindi abbiamo proprio i classici che si misurano con questo tipo di comicità molto provocatoria e molto attenta proprio alla materia sessuale. Quello che c'è è importante da notare è che appunto questi discorsi sono liberatori in questo momento, sono assolutamente giocati vogliono presentare possibilità di uscire dalla cappa repressiva, sessualmente repressiva, cattolica dell'Italia del tempo, insomma siamo proprio in piena contestazione a fine anni 60, primi anni 70, come vi ho detto. Ci sono nudità femminili, nudità maschili, allo stesso modo in Pasolini, sapete benissimo, non stiamo a commentare, e le camere hanno il filo delle loro notti, i racconti di Canterbury, eccetera. Ma quello che è interessante è la volgarizzazione del Decameron di Pasolini, di questi generi e di questi film classici dei primissimi anni 70. Nel 1972-73 vengono prodotti 30 film di genere decamerotico, cioè proprio il genere decamerotico viene chiamato Decameron erotico sulla scia del Decameron di Pasolini. Il decamerotico subgenre includes about 50 films, though, 30 or more of which are produced in, as I said, 1972 and 1973. And they are, you know, they are a huge success in the theaters. Il decamerotico nasce proprio con, il decamerotico è il primo importante, è quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta non è tutta calda, con Edvige Fenech, che comincia, da qui comincia proprio a imporsi come una star di cinema erotici, di film erotici. E abbiamo anche Aldo Grimaldi, un altro autore importante di cinema erotico, di quando le donne si chiamavano Madonna. Quando io parlo di cinema erotico, sia chiaro, questo non è porno, assolutamente no. Ci sono, come detto, degli elementi tipici, anche molto carnevaleschi, direi, del cinema volgare, insomma, di questo divertimento grasso che viene giocato sul corpo, eccetera. Però quello che vorrei notare, che mi sembra anche molto legato a quello che diceva Alan, è che nei primi film decamerotici c'è veramente una grande gioia di espressione fisica, fisiologica, di tutti, non vi sto a dire, io li ho visti quasi tutti, ma questi sono veramente, c'è un repertorio grandissimo di comicità, sì. Però la caratterizzazione dei personaggi in pochi anni cambia. Allora, abbiamo all'inizio, abbiamo la Edvige Fenech che compare quasi subito in questi film ed è un personaggio assolutamente stupido, e qui ci colleghiamo direttamente a quello che dice Daniel Hitchens nel suo Beauty Trade-off Contrast, cioè il fatto che tutte le donne, se sono belle, devono essere considerate stupide e possibilmente prostitute. Questa è proprio lei, è una prostituta stupida che viene utilizzata per bribe, corrompere un uomo, per corrompere un industriale. Okay? Deve fare la sua uscita in pubblico come moglie ufficiale di un altro industriale, il quale vuole convincere
Buddha. Naturalmente tutto è giocato sul corpo della Fennec, quello che è cambiato è il corpo dei suoi comprimari, il corpo degli uomini, ecco qui. Allora, vabbè, questa è la segretaria, quindi oltre alla Fennec abbiamo soltanto donne brutte in campo, non c'è nessuna donna che possa essere pari. Poi sono molto stereotipate e molto ridicole, ma gli uomini? Ecco, qui ci chiediamo quale sia il pattern di identificazione. Questi sono uomini goffi, normalmente hanno una linea di deformità. Per esempio, questo è Pippo Franco, gli italiani sicuramente lo conoscono, ha il naso deforme, ha un difetto di pronuncia fortissimo, balbetta sempre, guardate anche come è vestito. E questo non è niente rispetto agli altri personaggi, ad altri comprimari, co-protagonisti, che sono non solo sgraziati, pancioni o pelati come Boldi, ma sono addirittura veramente deformi, cioè handicappati, lo dico seriamente, sono nani, zoppi, sono veramente personaggi difficili con cui identificarsi. E questa è una domanda che ancora mi sto ponendo, insomma, non è molto facile capire o accettare forse da parte mia la strategia di utilizzo di questo, di questi codici estetici. Fatto sta che comunque c'è un revival nel 1998 e qui penso che a questo punto concluderò. Nel 1998 c'è un revival di questi film quando il Oliviero Di Liberto, il former Minister of Justice and current leader of the Party of Italian Communists, spoke about his appreciation for the commedia erotica italiana e disse: potevamo fare politica tutto il giorno e poi andare la sera a vedere un film scollacciato con Carmen Villari e la Fennec. E anche le compagne ridevano, come ridevamo noi. Same year, 1998, the journalist and former leader of the Democratic Party, Walter Veltroni, also a passionate movie goer and an expert on movies, published a book of film reviews which included unexpectedly sophisticated feedback on one of Fennec's films. And this is what he says. È un presepe minimalista, reso ancora più poetico dalla sofferta interpretazione di Pippo Franco. Lei è un'intensa e vige Fennec, un personaggio alla Truffaut. Erano gli anni della svolta a destra del governo Andreotti Malagodi e dunque la mitica Ubalda ha anche aiutato a sconfiggere risorgenti integralismi bacchettoni e a dislocare verso equilibri più avanzati il comune senso del pudore. Devo andare in inglese? Perché era un po' nervoso. Di per inglese? No. Ok. Di Liberto e Veltroni are talking about the commedia erotica all'italiana, in particolare The Queen of the Jungle, famous Algerian Italian actress e Luigi Pene, among her famous, her most famous films, these two that I already mentioned. And in Liberto's words, Luigi Pene's eroticized body seems to fulfill two objectives. First, it functions as an outlet through which the agents, that is male and female comrades, release political tensions. We did political work the whole day, then we went to see a lunch field with Fennec. And second, it marks practices on negotiation between male and female subjects with regard to notions of entertainment and gender relations of power. This is what he said. Our female comrades would laugh just as much as we would. Veltroni centers more explicitly on Fennec's body, the Ubalda, as a catalyst of change, which intersects and helps to reshape moral codes, notion of agency, and sexual politics. What happens then? I mean, these films, starting from the from 1981, I'm going to show you this in the close. I think it speaks for itself. This is la programmazione di Mediaset di alcune, una scelta selezionatissima di commedia erotica all'italiana nel corso degli anni dal 1982. E vedete la bella ricca, lieve difetto fisico cercanima gemella tantissime volte, poi abbiamo un ball, tantissimo, Cormenti alla crema, non so perché era piaciuto, evidentemente c'è tantissime volte. De camera un poesissimo, boccaccio mio, state zitto, eccetera, eccetera. Insomma, la programmazione televisiva di questi film è stata popolarissima ed ha trasformato la, diciamo,
letto, noi da giovani andavamo con le compagne, alla fine ridevamo, scaricavamo le tensioni, quindi era una forma di liberazione, a una fruizione personale, individuale nella propria stanza, perché questo Loparco descrive tutti i film della Fenech che lui ha visto, li descrive con soffermandosi su dettagli ma così ossessivi sull'aspetto fisico della Fenech che veramente quasi allarmante direi. E però poi lui arriva a identificare la Fenech con la madre, ecco, quindi la Fenech e la commedia erotica è diventata un estesity, la propria intimità, la propria esperienza personale, e quindi sono cambiati i codici di fruizione e in questo direi che questi film, la fruizione di questi film si può iscrivere pienamente nel berlusconismo. Avrei fatto altro da dire, ma come vi ho detto questo paper è ancora molto incompleto. Some time left for questions.